Nel casertano l'economia rilancia il comparto alimentare con la tradizione della pasta. Pasquale Piscitelli. L'Italia difende le proprie tradizioni agricole del grano duro d'alta qualità con un progetto finalizzato a coinvolgere 5.000 aziende agricole nazionali, tra le quali anche le campane. Una nuova filiera sostenibile grazie a un accordo tra il colosso della pasta Barilla e 600 agricoltori regionali. Questo è sicuramente punto di forza di questa nostra proposta, che consente alle aziende agricole di poter fare una pianificazione, di investire in mezzi e di investire in competenze per sostenere le sfide sempre più importanti dell'agricoltura attuale. Per la prima volta un contratto triennale, non più stagionale, per acquistare direttamente dagli agricoltori grano Auro e Svevo, qualità utilizzata da 7 anni. In Campania previste 60.000 tonnellate di raccolto, con un investimento totale nel sud di 62 milioni di euro, un rilancio per l'economia territoriale. Io sono produttore da 7 anni, praticamente dall'inizio, in un momento in cui il grano aveva un prezzo di mercato di 12-13 euro. In quel momento il contratto di coltivazione che offriva Barilla era quasi il doppio, 24-25 euro, quindi io potevo già in quel momento raddoppiare il mio reddito. Visita guidata nello stabilimento di Marcianise per toccare con mano la produzione della pasta. Con il nuovo contratto, filiera ridotta con meno costi e maggior reddito per tutti. Più competitivi, in quanto adesso il grano arriva dalle regioni locali e quindi avremo ancor più un impatto ambientale ridotto, in linea con la strategia aziendale buono per te, buono per il pianeta, quindi un prodotto sempre più sostenibile e competitivo sul mercato.